Vaya a predicar al pueblo. Ti do uno shekel, non più che nessuno. Mi dispiace, ma non posso darti di più. Anche se vai dagli altri lo stesso, cambio oggi. Due agnelli per 8 shekel. Gerusalemme! La più infame delle città! Non puoi amare due padroni! Il tuo Dio è il denaro! Non ve l'avevo detto! Non lo sapevate! La guardia! Chiamate la guardia! Casa della preghiera. E voi l'avete trasformata in un covo di ladri! Ma questo è un pazzo! Altro che profeta! Fermi! Rabbi, il mio nome è Zera. Sono uno scriba in questo santo luogo. E io, come i miei fratelli, ho seguito la tua missione con grande interesse. Abbiamo sentito tante cose su di te che ci rallegrano, ma quello che hai fatto qui oggi ci sorprende e ci turba. Forse hai intenzione di distruggere questo sacro tempio? Il tempio non è fatto di pietre. È la casa del Signore. E finché il Signore vi dimora, nessuno potrà distruggerlo. Distruggi questo tempio. E io in 3 giorni lo farò risorgere. Ci sono voluti decenni per costruire questo tempio e tu credi di poterlo rifare in 3 giorni. L'hai detto. Ma la tua mente è chiusa. Rabbi, è aperta più di quanto tu non creda. Maestro, quello scriba aveva tutte le intenzioni di accoglierti amichevolmente. Voleva ascoltare la tua parola. Scoraggiarlo è stato conveniente. La sua mente è una delle più aperte del Sinedrio. Apri il tuo cuore, Giuda, non la mente. Apri i tuoi occhi e il tuo cuore. Zera! Maestro Zera! Ah, mio caro Giuda. Devo dirti la verità, il tuo maestro non mi sembra che abbia una prudenza esemplare, ma è uno straordinario personaggio. E noi continueremo a osservare il suo operato con grande interesse.